Oggi è il giorno dei milanesi, di chi è nato in questa città e di chi l'ha scelta nel corso della vita, provenendo da ogni parte del mondo. È il giorno in cui festeggiamo per riprendere il cammino con tanto cuore, tanta energia, tanta consapevolezza. Sappiamo tutti che Milano è la città del lavoro, della medicina, della moda, del design, dell'industria, della tecnologia, e tutto ciò è assolutamente vero. Però sappiamo anche che Milano non è affatto la città delle cose, ma delle persone. E a Milano le cose belle, le cose nuove, nascono dalle persone. Da una comunità straordinaria fatta di donne, uomini, anche bambine, bambine straordinarie. Persone curiose, persone attive, persone piene di fiducia o alla ricerca di fiducia. Le cose belle che fa Milano hanno sempre dietro grandi donne e uomini, persone magari sconosciute, che sono ogni giorno al proprio posto a fare la propria parte insieme agli altri. Oggi ne premiamo alcune con la massima benemerenza civica, conferita con una scelta unitaria della Commissione. Ringrazio per questo il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali e i consiglieri membri della Commissione. Le componenti delle eccellenze cittadine sono tutte rappresentate: cultura, ricerca, volontariato, economia, teatro, moda, design, architettura. Ci sono le diverse anime culturali e l'identità di questa città, che sa costruire un progetto comune a partire dalla diversità. Ne ascolteremo tra poco i profili e potremo cogliere in ciascuno un pezzo dell'identità e del grande cuore di Milano. Io vorrei solo fermarmi sulle 6 medaglie alla memoria, 6 grandi milanesi che hanno qualcosa da insegnarci per l'oggi e per il domani. E lo dico anche perché credo che alla fine noi milanesi amiamo imparare dall'insegnamento di chi può insegnare. Don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore, ci riporta alla Milano che sostiene i più deboli e dona ragione e speranza a tutti. Carla Casiraghi ha custodito per tanti anni un simbolo di Milano, il vicolo dei lavandai, oggi visitati da turisti di tutto il pianeta, anche grazie al suo impegno e al suo amore per questa città. Giorgio Squinzi è stato il volto, lo è ancora, il volto della grande Milano del lavoro, della qualità e dell'innovazione. Eugenio Fumagalli, tassista travolto e ucciso sulla Milano Meda dopo essersi fermato a prestare soccorso ai feriti in un incidente stradale. È un eroe della semplicità, della generosità, che non fa calcoli, che fa quello che si dovrebbe sempre fare e comunque fare. Francesco Saverio Borrelli è certamente stato un magistrato, ma è stato soprattutto un milanese servitore delle istituzioni, che ha agito seguendo la sua coscienza e la Costituzione. E Filippo Penati, che ha creduto nella politica e nella necessità di non tirarsi indietro. Perché comunque la si pensi, quando e se mai non ci fosse più chi farà politica, sarà finita la democrazia. Vorrei indicare un valore che credo accomuni tutte le storie e le azioni dei premiati di oggi, singole personalità o associazioni. Un valore che Milano indica al Paese come probabilmente il più necessario in questo non semplice momento. E questo valore è il coraggio. Coraggio per non lasciarsi condizionare troppo dalle difficoltà che ci sono, ma che si possono superare. Coraggio per inventare una storia nuova, per andare oltre i condizionamenti che ci vengono dalla crisi e dalle paure del passato. Coraggio perché dobbiamo veramente pensare che abbiamo tante frecce al nostro arco come città, come paese, come continente. In parte le stiamo usando, riaprendo tante strade che ci portano al futuro, di
l'innovazione, la coscienza ambientale, la responsabilità di includere chi è escluso dalla crescita. Questi valori milanesi, italiani ed europei, io spero ci condurranno presto a scrivere pagine belle e nuove a partire da Milano. La Milano sostenibile e inclusiva che tutti insieme stiamo cercando di costruire. Se noi apriamo il cuore, la mente e la memoria al coraggio, allora ci ricordiamo chi siamo, chi sono stati i nostri maestri e cosa possiamo costruire per il futuro. Questo, alla fine, è il senso e deve essere il senso della giornata di oggi e di ogni singola benemerenza civica. Io ritorno ancora al punto. A mio parere, l'idea delle benemerenze è proprio questa, è l'idea di imparare. A volte mi torna spesso in testa quello che mi disse un mio amico, dice: se tu vai in un qualunque città del mondo, entri in una libreria e chiedi del reparto autobiografie o biografie, ti indicano, dicono è lì ed è pieno di libri. Se vai in Italia fai fatica a trovarlo, come se noi ci vergognassimo dell'idea che il successo e le cose fatte per bene possono essere un insegnamento, come se fossimo tesi a pensare che c'è dietro qualcosa. Ecco, non è così, o non è normalmente così. Questo è quello che da Milano noi dobbiamo pensare, dobbiamo insegnare al Paese. Dobbiamo pensare che chi ci ha dato non ci ha dato casualmente, non ci ha dato in maniera estemporanea, ma ci ha dato con la fatica e dobbiamo imparare. Io penso che veramente il tema degli ambrogini sia questo, l'insegnamento. Questo è quindi il motivo per dire grazie a tutti voi che oggi ricevete il più alto riconoscimento civico. Non siete voi che dovete ringraziare noi perché vi abbiamo scelto, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare voi. Milano vi è grata e però è costretta a chiedervi ancora di esserci e di indicare la via, perché il lavoro non è mai finito e perché il percorso non è mai compiuto. Ma proprio perché il futuro si costruisce sulle fondamenta della storia, oggi non posso che consegnare un ideale solenne riconoscimento in più, che viene dal più profondo del cuore e che credo tutti voi condividiate, alle vittime di Piazza Fontana e alle loro famiglie. I riconoscimenti ufficiali sono stati tanti in questi decenni e hanno accompagnato la reazione ferma e civile della città fin dal giorno dei funerali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio, è a Milano oggi per la prima della Scala, è stato a Milano 10 giorni fa, e però a mio avviso è molto importante il fatto che sarà a Milano per un Consiglio Comunale straordinario che terremo il 12 dicembre. E oggi, nel giorno di Sant'Ambrogio che precede di pochi giorni cinquantesimo anniversario della strage, ricordiamo è stata il 12 dicembre 69, Milano non può che riconoscere proprio a quelle vittime e alle loro famiglie il suo omaggio speciale e commosso. Io vorrei fosse un omaggio nello stile di Milano. Cioè, qual è lo stile di Milano? Semplicemente lo stile operativo. E lo stile operativo vuol dire voler continuare a lottare per gli ideali di libertà e democrazia che il loro sacrificio ci ha insegnato. Milano non dimentica, Milano rimane un baluardo contro ogni eversione antidemocratica. Questa è la Milano di ieri, questa è la Milano di oggi. E voi tutti premiati, ma voi tutti milanesi certamente, siete la ragione della nostra fiducia e del nostro coraggio. Vi chiedo anche di dare una mano a chi fa politica, non è semplice, spesso la nostra immagine non è sempre delle migliori, a volte appaiono gli aspetti negativi, eppure vi garantisco che tutti questi signori e tutti quelli che con me fanno politica a Milano dedicano molto, più di quante volte si riesca a immaginare, della loro vita e della loro fatica alla comunità. Vi prego di
di crederci, vi prego di continuare a stimolarci perché possiamo fare il meglio, ma vi prego anche di starci vicino e darci la mano per questo momento delicato, il momento in cui Milano deve avere il desiderio di guidare la rinascita di questo paese. Per cui io sono fiero a nome di tutti noi di rinnovare tutti insieme il nostro impegno a proseguire, tutti insieme in questa meravigliosa, sorprendente, coraggiosa Milano. Grazie a tutti voi.